oggi ci occupiamo di una vittoria graditissima perché, come molti di voi sapranno se vi interessate di calcio, il sito valtarocalcio.it ha organizzato un sondaggio per il miglior mister del 2010. Ebbene, il migliore allenatore è risultato essere quello della Medesanese, Giorgio Ghillani, che è stato premiato. Giorgio Ghillani, allenatore della Medesanese, ha trionfato nella panchina d'oro. Il sondaggio organizzato dal sito valtarocalcio.it, che ha visto sfidarsi tutti gli allenatori della Valtaro e della Valceno. Ghillani si è aggiudicato con il 51% delle preferenze il premio messo in palio dall'agriturismo Lavigna di San Pietro di Borgotaro, sponsor della manifestazione, che è consistito in una coppa. La più buona, ha commentato il vincitore, che abbia mai vinto nella mia carriera. La serata ha visto riuniti quasi tutti i rappresentanti dei team locali che hanno potuto gustare un'ottima cena tutta a base di maiale nero di Parma. Un evento più unico che raro nel suo genere, tanto che la manifestazione, visto il successo ottenuto, sicuramente si ripeterà nei prossimi anni. La premiazione riguardava in particolare i meriti ottenuti nel campionato 2009-2010. Sicuramente fare un ringraziamento a Mansanti che ha organizzato, credo, una cosa più che simpatica, direi ancora utile, perché spesso e volentieri, vero, ci incontriamo e siamo tutti amici, però abbiamo sempre la partita davanti. La partita ci fa diventare magari nervosi, ci fa diventare, non dico antipatici, però magari non quelli che siamo. Io stasera ritrovo dei grandissimi amici ed è la cosa più simpatica che potevamo fare, ritrovarsi, perché il calcio, io ho sempre pensato che ci debba unire, ma a volte ci divide in maniera innaturale. Quindi ringrazio tantissimo Giorgio per aver fatto una cosa che ha, a mio modo di vedere, la speranza di una continuità in tutto questo, perché credetemi, io sono forse più vecchio e forse per questo che ho ricevuto i voti, perché avendo tanti anni ho anche forse qualche amico in più di tutti voi, però la bellezza di trovarsi in una cosa simpatica, in una cosa amichevole, dove c'è veramente in questo momento amicizia, credo che sia la cosa più bella. Io mi auguro tantissimo che questo possa continuare proprio per questo spirito che non ha niente a che fare con tutte le altre cose, ma è l'amicizia che deve contare, perché in definitiva quello che conta è rimanere una serata insieme a voi, una serata che diventerà comunque da ricordare. E vi ringrazio tutti e vi auguro tantissima fortuna, perché in questo mondo un po' così così, spesso e volentieri siamo boicottati, siamo figli della fortuna, e quando questa ci sorride, come magari in questo momento sorride a me, tutto va bene. E dopo ci sarà meglio fortuna anche per tanti miei amici che adesso magari hanno qualcosa da recriminare. Sì. Comunque grazie a tutti. Grazie a tutti.